Guardate che meraviglia sullo sfondo, anche con la pioggia, questo paese fiabesco, questo posto fiabesco, che meraviglia. Ci troviamo in quel di Serra San Bruno. Alla nostra destra il signor Damiano Zaffino. Damiano Zaffino, buongiorno. Senta, buongiorno. Mi sono fermato perché ho visto un sacco di cose carine. Med in Calabria, giusto? Sì, tutta artigianata calabrese. Senta, se ci puoi illustrare cosa sono questi? Allora, questi sono i mortai. Mortai. Una volta si faceva, o tuttora si fa il pesto. Quindi il pesto. Il pesto, sì. Questo invece? Queste sono sotto pentole, tutte fatte in legno. Tutte intagliate. Ah, guarda, bellissimo. Quindi diciamo legno incollato. Sì, legno di paggio, tutto incollato. Questi sono? Questi sono tavolette per riga gnocchi. E che vuol dire? Allora, si fa la pasta in casa, poi si passa sopra, si riccia e riescono gli gnocchi. Perfetto. Gli gnocchi. Questi, vabbè, questi invece cosa sono? Questi sono dei fischietti per i bambini, sì? Sono dei zufoli. Questi si soffia. Sì, sono dei fischietti, insomma. Muovendo il legnetto cambia il suono. Ah, muovendo il legnetto, sì, come un flauto? Sì, sì. Ah, bellissimo. Solo che il flauto c'ha i buchi sopra, questo invece soltanto muovendo. E dove li fanno, se vi posso chiedere? Questo qua. Questo le fanno qua a Serra San Bruno. A Serra San Bruno. Sì. Questi? Questi sono cucchiai, sempre per fare polente, tutte queste robe qua. Per la cucina, noi ovviamente diciamo, lo facciamo vedere a coloro che ci guardano cosa sono, perché molti, certo, non lo sanno. Questi invece? Abbiamo spremi limoni. Spremi limoni. Limoni. Facciamo conto il limone, come si spreme. Allora, si taglia il limone in due, sì? E poi si mette in mano così. Bellissimo, bellissimo. Suo, senza usare tutte queste cose di plastiche e cose varie. Questa è la madia. Ecco, questa è per la pizza. Questa è la madia, questa è una piccola, una miniatura, però ci sono quelle grandi che ci sono pasta e pane, la pizza. Sì, quindi pane, pizza. La pasta fatta in casa. Questo si chiama ucernigliu. Questa qua per cernigliu. Sì, è un setaccio in cui si setaccia fagioli, legumi, tutte queste cose qua. Senta, come mai, a differenza di questa cucchiara, questa è più grande dei buchi? Allora, questa qua si usa per fare quando si fanno la carne di maiale bollita, e serve per far passare il grasso, per far girare meglio. Quindi per far passare il grasso attraverso, sì, i buchi, sì, sì. Certo che gli antichi facevano belle cose. Tutte, certo. Poi ci sono le fascelle per le ricotte, per i formaggi. Abbiamo tante. E questo cose. Invece è un tagliere particolare. È tagliere, sì. Se lasciato con la corteccia, sì, poi. Sì, proprio originale. Questi invece? Queste sono ocarine. Sono ocarine, come si usano? Dei fischietti, che in pratica ci si mette l'acqua all'interno, sì? E sono come gli uccellini. Adesso però in questo non c'è l'acqua. Allora, adesso ce n'è poca di acqua. Ah. Aggiungendo più acqua fa proprio un suono. Un suono. Sì. Ho capito. Senta, per coloro che ci guardano, no? Sì. Andiamo a vedere anche i panieri un attimino, sì, che sì. È la parte, diciamo, più in di questa, sì, bancarella. Sì, sì. Panieri, sono... mi sposto, vengo vicino a voi. Di qualsiasi misura, dal minion per i bambini, oppure per cercatore di funghi, per corto di olive. E questi in che legno sono fatti? Allora, questo è salice e canna. Salice e canna, ma dicono che sono tutti intrecciati. Sì, sì, tutto intrecciato. Si inizia intrecciando all'inizio. Dal fondale, vediamo. Si inizia dal fondale, sì? Così a salire. A poi, salire. Piano piano, sì. È un'arte che si sta perdendo purtroppo, perché questi qua li costruiscono più gli anziani. Poi vedo cosa sono quelle. Qua abbiamo le trottole pure. Ecco, se queste... ci spiega, sì. La pindiroci la chiamano. Le pindiroci, sì. Noi praticamente, vediamo. In pratica questa qua si tiene il laccetto in mano, così, e poi lo fai girare per terra. Quindi lo lanci e tiri. Sì. Una volta lo prendevano anche in mano, quelli proprio bravi. Bravi, lo, sì, prendevano, sì. E lo facevano girare anche sulla mano. Sulla mano, la, sì, trottola. Senta, poi chiudiamo questa bellissima intervista, vedo anche dietro cosa sono lì. No, quelle sono sacchi di iuta. Poi questi qua sono i crivi, queste servono per fare... Come si chiamano? Crivi. 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 Con questa qua ha un tanto multiuso, diciamo. Si fanno gli gnocchi. Sì. Oppure... Ma si fanno perché si mette la pasta sopra? La pasta sempre. Si strofina. La riccia e poi magari li lascio direttamente qua, poi... Oppure come setaccio quando si imparino nei pesci.
sì. Per che tipo di pesci? Pesci, diciamo, alici, sarde, sì. Senta, un numero telefonico, spiegare dove siamo, che giorni intanto siete aperti qua. Allora, adesso siamo aperti tutti i giorni fino a ottobre, fino a ottobre. Dal lunedì alla domenica. Lunedì alla domenica. Dalla mattina alla sera. Sì, noi siamo aperti dalla mattina alle 8:30. Fino alle sera alle 8, alle 9. Sì, sì. Ho visto che qua suo fratello invece ha un sacco di dolci. Sì, abbiamo uno svariati dolci. Di Soriano sempre, Soriano, pasta di mandorla, liquori, tanta terracotta. Terracotta, funghi. Ah, funghi sì, adesso abbiamo... che piove. Sì. Quando arriverà, diciamo. Allora, i funghi freschi dovrebbero venire fuori almeno fra una settimana dovrebbero essere. Quindi già per fuori. Chiunque ci guarda, se vogliono porcini, funghi, vengono qua, magari li trovano. Sì, certo. Ho capito. E dove ci troviamo? A Santa Maria del Bosco, Serra San Bruno. Siamo tutti i giorni qua aperti. Per coloro che ci guardano e stanno uscendo dal Covid e molti sono vaccinati, che consiglio date? Di venire tranquillamente. Di venire perché qua l'aria è buonissima. È buona. Proprio, sì. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Guardate che meraviglia sullo sfondo, anche con la pioggia, questo paese fiabesco, questo posto fiabesco. Che meraviglia. Ci troviamo in quel di Serra San Bruno. Alla nostra destra il signor Damiano Zaffino, buongiorno. Senta, mi sono fermato perché ho visto un sacco di cose carine. Med in Calabria, giusto? Sì, tutta artigianata calabrese. Senta, se ci puoi illustrare cosa sono questi? Allora, questi sono i mortai. Mortai. Una volta si faceva, o tuttora si fa il pesto. Quindi il pesto. Il pesto, sì. Queste invece? Queste sono sottopentole, tutte fatte in legno. Tutte intagliate. Ah, guarda, bellissimo. Quindi diciamo legno incollato. Sì, legno di paggio, tutto incollato. Lavorato. Questi sono? Questi sono tavolette per riga gnocchi. E che vuol dire? Allora, si fa la pasta in casa, poi si passa sopra, si riccia e riescono gli gnocchi. Perfetto. Gli gnocchi. Questi, vabbè, questi invece mortali. Cosa sono? Questi spiegate. Sono dei fischietti per i bambini, sì? Sono dei zufoli. Questi si soffia. Sì, sono dei fischietti, insomma. Muovendo il legnetto cambia il suono. Ah, muovendo il legnetto sì, come un flauto? Sì, sì. Ah, bellissimo. Solo che il flauto c'ha i buchi sopra, questo invece soltanto muovendo il legnetto. E dove li fanno, se vi posso chiedere? Questo qua. Questo le fanno qua a Serra San Bruno. A Serra San Bruno. Questi? Questi sono cucchiai, sempre per fare polente, tutte queste robe qua. Per la noi ovviamente abbiamo... diciamo, lo facciamo vedere a coloro che ci guardano cosa sono, perché molti non lo sanno. Questi invece? Abbiamo spremi limoni. Spremi limoni? Limoni. Facciamo conto che il limone, come si spreme? Allora, si taglia il limone in due, sì? E poi si mette in mano così. Bellissimo, così, bellissimo. Il suo, senza usare tutte queste cose di plastiche e cose varie. Questa è la madia. Ecco, questa è per la pizza. Questa è la madia, questa è una piccola, una miniatura, però ci sono quelle grandi che ci sono pasta e pane, la pizza. Sì, viene pane, pizza. La pasta fatta in casa. Questo si chiama ucernigliu. Questa qua per cernigliu. Sì, è un setaccio in cui si setaccia fagioli, legumi, tutte queste cose qua. Senta, come mai a differenza di questa cucchiara questa è più grande e buchi? Allora, questa qua si usa per fare quando si fanno la carne di maiale bollita e serve per far passare il grasso, per far girare meglio. Quindi per far passare il grasso attraverso i buchi. Sì. Certo che gli antichi facevano belle cose. Certo. Poi ci sono le fascelle per le ricotte, per i formaggi. Abbiamo tante. E questo invece è un tagliere particolare. Questo è tagliere, sì. Se lasciato con la corteccia sì, poi. Sì, proprio originale. Questi invece? Queste sono ocarine. Sono ocarine, dei come si dei usano? Fischietti. In pratica ci si mette l'acqua all'interno sì? E poi fanno come gli uccellini. Adesso però in questo non c'è l'acqua. Allora, adesso ce n'è poca di acqua. Ah. Aggiungendo più acqua fa proprio un suono. Un suono. Sì. Ho capito. Senta, per coloro che ci guardano, no? Sì. Andiamo a vedere anche i panieri un attimino, sì, che è la parte diciamo più in di questa bancarella. Sì, sì. Panieri mi sposto, vengo vicino a voi. Di qualsiasi misura, dal minion per i bambini, oppure per cercatore di funghi, per corto di olive. E questi in che legno sono fatti? Allora, questo è salice e canna.
Salice e canna, ma dicono che sono tutti intrecciati. Sì, sì, tutto intrecciato. Si inizia intrecciando all'inizio. Vediamo. Si inizia dal fondale. Sì. Così a salire, a poi salire piano piano. Sì, è un'arte che si sta perdendo purtroppo, perché queste qua li costruiscono più gli anziani. Poi vedo cosa sono quelle. Qua abbiamo le trottole pure. Ecco, se queste, ci spiega, sì. La pindiroci la chiamano. Le pindiroci, sì. Noi praticamente, vediamo. In pratica questa qua si tiene il laccetto in mano, così, e poi lo fai girare per terra. Quindi lo lanci e tiri. Sì. Una volta lo prendevano anche in mano, quelli proprio bravi. Bravi, lo prendevano e lo facevano girare anche sulla mano. Sulla mano, la trottola. Senta, poi chiudiamo questa bellissima intervista, vedo anche dietro cosa sono lì. No, quelle sono sacche di juta. Poi questi qua sono i crivi, queste servono per fare... Come si chiamano? Crivi. 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 Con queste qua ha un tanto multiuso, diciamo. Si fanno gli gnocchi. Sì. Oppure... Ma si fanno perché si mette la pasta sopra? La pasta sempre. Si strofina. La riccia e poi magari li lasci direttamente qua, poi... Oppure come setaccio quando si imparinano i pesci. Sì, sì. Per che tipo di pesce? Pesce, diciamo, alici, sarde, sì, sì, sì. Senta, un numero telefonico, spiegare dove siamo, che giorni intanto siete aperti qua. Allora, adesso siamo aperti tutti i giorni fino a ottobre. Dal lunedì alla domenica. Dalla mattina alla sera. Sì, noi siamo aperti dalla mattina alle 8:30. Fino alle sera alle 8, alle 9. Sì, sì. Ho visto che qua suo fratello invece ha un sacco di dolci. Sì, abbiamo uno svariati dolci. Di Soriano, sempre. Soriano, pasta di mandorla, liquori, sì. Tanta terracotta. Terracotta, funghi. Ah, funghi, sì, adesso abbiamo... che piove. Sì. Quando arriverà, diciamo. Allora, i funghi freschi dovrebbero venire fuori almeno fra una settimana, dovrebbero essere. Quindi già per fuori. Chiunque ci guarda, se vogliono porcini, funghi, vengono qua, magari li trovano. Sì, certo. Ho capito. E dove ci troviamo? A Santa Maria del Bosco, Serra San Bruno. Siamo tutti i giorni qua aperti. Per coloro che ci guardano e stanno uscendo dal Covid e molti sono vaccinati, che consiglio date? Di venire tranquillamente. Di venire, perché qua l'aria è buonissima. È buona. Proprio, sì. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.